Devo mettere i marcatori. L'unica pecca di questo gioco è che non ha una fine, secondo me sono i pochi sviluppatori, ho paura che diventi troppo monotono. Beh, dipende che cosa intendi tu per fine, ma ti dirò, gli sviluppatori adesso sono tipo una circa non team di 80 persone. Stanno sviluppando il gioco, diciamo, con una sorta di roadmap abbastanza precisa, ma hanno stanno anche sviluppando dietro le quinte tutta la trama principale del gioco, che sarà composta da circa 100 missioni. Questo almeno è quello che dicono loro, io voglio avere fiducia. Oddio, ma dove sono spawnato io? Ok. Per ora stiamo facendo solo missioni secondarie. Quindi le missioni che ora stiamo facendo non rappresentano il prodotto finale. Gli do fiducia perché nel tempo comunque hanno, anche se lentamente, a volte arrancando, a volte con polemiche, hanno comunque portato a termine quello che dicevano. Quindi gli voglio dare fiducia. Ok, siamo dietro la casa degli scav. Prestiamo attenzione a cosa succede intorno qui. La mia visibilità qui va in merda completa. No, lagga un altro po', lagga. Per la serie, posso laggare un altro po' o così va bene? Cioè... io non sono un tipo che rusha o che corre, quindi beccatevi le mie passeggiate su Woods. Terrorizzato ovviamente, perché io sono terrorizzato da sta mappa. Porca merda, ma che cazzo, ma stai bene? No, non sta bene. Una bomba atomica ha usato contro di me, quindi. È un'ottima domanda. Ci vuole tempo, pazienza e non rage quittare quando viene ucciso e non capisci perché. Purtroppo io gioco da agosto 2017, quindi ecco, ho un po' di esperienza nel non rompere i monitor a pugni, ecco. Soprattutto quando magari ti uccidono all'estrazione. A volte può essere frustrante, a volte può dare una soddisfazione incredibile questo gioco. Però è il bello anche di un titolo come questo, dove viene premiato il ragionamento rispetto al correre alla cieca come una gallina senza testa, capito? Quindi è proprio un aspetto veramente affascinante che cattura anche i non fan degli FPS. E mi piace questa cosa, eh? Ora poi dopo la patch 0.12 il gioco sta ottenendo un grandissimo successo, soprattutto dagli streamer, da parte di persone che non si erano mai avvicinate adesso, quindi è bello. Molto bello. Il problema è che se corriamo magari c'è qualcuno che ci sente e non... e gli diamo via la posizione. Lo scivi! Allora dovrei marcare le taniche che stanno qui. Queste qua. Sono una su tre. Wi-Fi. Grazie Jack, grazie mille per il follow, benvenuto. Adesso ti leggo, un attimino che sto cercando di capire cosa succede sulla mappa.
Posso dirti come tieni le impostazioni audio? Vabbè, a parte delle buone cuffie, però le tengo su. Allora, se tu parli di spazializzazione, stereo. Per ora non è ancora ottimizzato. Magari leva i suoni del menu, se vuoi avere una panoramica più chiara durante il gioco. I suoni del menu sono i suoni tipo questo, hai sentito? Che sono suoni che magari danno fastidio, magari mentre ricarichi, roba del genere. Quelli puoi levarli. Però attenzione, non li sentirei tu, ma magari i nemici sì, perché ovviamente alcuni suoni del menu, tipo l'apertura proprio con tab, è un suono che se non sbaglio ancora si sente. Però niente surround, niente di niente, usa solo le impostazioni stereo per ora perché è ottimizzato per le impostazioni stereo il gioco. Devo prendere il giroscopio sulla macchina io. Ora, non so se era un player o uno scav, dei movimenti non mi sembrava uno scav, aveva anche il Pilgrim, o può essere benissimo uno scav. Vado a mangiare, però tornerò dopo. Bella lì, Jacko, grazie mille. Buon pranzo! Sì, scavo. Куда он проебался-то? Ниндзя ебаный! Ты что-то вопишь, хмырь! Мамна ты скад. Gioco ti fa salire l'attenzione alle stelle, credetemi. Lil Toxic, bella lì, grazie mille per il follow. Benvenuto sul canale su Tarkov. Certo, non con uno dei migliori momenti di tranquillità, però ecco, si fa quel che si può. Siamo a rischio bosco, eh. Bastardo, quello è uno scav player. No, al piturno. Cazzo. Buongiorno a te, come va? Tutto bene, stiamo cercando di fare delle missioni qui su Woods, che sono impegnative. Però ci proviamo, dai.
una tuar. Cazzo sei. Cazzo, mi sa che quella è una guardia. Ok, poco davanti a me perché devo recuperare un giroscopio. Cazzo. Ancora. Allora, il tizio non sembrava una guardia, quindi. Ancora. Нехороший вы, блядь, человек. Мерда. Еще он плеер. Dai, non scattare così, merda. Palle. Ma si è smaterializzato il player?
Gordon! Ma te salava! Dove cazzo ti stai infrattando? Giocate, blegno! Player. Merda, non riesco a prendere altro giroscopio, è troppo pericolosa quella zona. Non è occhio, è culo, credimi. È più culo che occhio. Sto impasticcato come un cavallo. Lucian, grazie mille per l'host. Lasciatemi in pace, Cristo. Perché sto finendo tutti i colpi, sto finendo ogni cosa, cioè. Power bank. Che ancora non l'avevo trovato. Meno della metà. Porca merda. Avessi l'RR, non riputo estrarre da qui, ma niente. Dai, bene, Luxer Gamer, grazie mille per il follow. Diciamo che sto benino, dai, non male. Cominciano a scarseggiarmi le munizioni, raga. Me lo spero. Cazzo, questo è quasi vuoto. Le War Mage. Cattive. Sempre meglio di niente, raga.
Te che dici, Lucian? Looting overload. Vado a nutrirmi, non finire tutta la vodka. Ci provo. Allora, le War Mage non sono il massimo della vita in combattimento perché sono munizioni più mirate alla carne, però. Non ho idea di dove sia l'altro deposito. Verso qui forse. Come si suol dire, più di qua che di là. Dalla Lu. Uff, allora. Dovrebbe considerare di pulire con calma. Il problema è che c'è quell'altro tizio. Poi anche la mia idratazione. Più che altro, ripeto, qua è per la questione delle missioni che sono qua dentro Woods per ora. Non essendoci il boss, poi. Non vale la pena relativamente. Ci sono ancora vari scave da tirare giù. Cioè non sono tanto qui per il loot quanto per le cose da fare. Anson. Non ho la minima idea. Cazzo, io non ho idea di dove sia l'altro deposito qui in zona. Ci ho guardato la mappa, ma pensavo fosse la roccia del cecchino, ma invece no. Usando una K101 con proiettili americani, quindi M995, un'ottica. È un'ottica 2.5x. Porca troia, un SKS. Слушай, ты куда пошел? Кацай, куда пошел? Куда он затерялся? Perché non ti vedo? Sei invisibile? Вон он упы! Secco ci devi rimanere. Non vivo secco. Male pure marcio. Bah. Tiragli via tutto e pace. Sì, dai la morfina.
Oh mio Dio! Il giorno più bello! Dai, ti prego, adesso dobbiamo anche estrarre. Jax, no, in realtà è perché i vari server ti infilano anche in server con il ping alto, se non ci sono giocatori in altri. Infatti ogni tanto, vedi, se quando vado in raid, cioè alcune volte mi mette nei server quelli tipo europei senza ping, a volte in server dove ne ho 100, ora sto pingando altri che probabilmente sono in qualche server dell'Ucraina probabilmente, non ho idea. Ho trovato la spark plug, ragazzi, c'aveva la spark plug. Vai l'estrazione subito! Con lo spavento e la conseguente perdita del mio dito. Scusa, ma ho trovato la spark plug, la cosa. Ho trovato la candela dell'auto. Te lo sguardo un secondo. Ho trovato la candela che non trovavo. Cioè, ragazzi, ditegli voi a Lil Toxic da quanto è che cercavo la candela dell'auto. Saranno tipo 4-5 live in ogni raid, ogni contenitore, ogni schedario, ogni tutto. Non l'ho mai trovata. Adesso uccido uno scav e la trovo. E posso finalmente finire quella maledetta missione. Oddio santo, sì! Cristo, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Che bello! Non questa missione, ma l'altra! Che cosa bella!